Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Siamo in partenza, faremo un weekend nel bosco, bivaccheremo fuori, questa notte la passeremo in montagna e domani faremo un'ascesa, diciamo vogliamo arrivare su una vetta che si chiama Re di Castello. Siamo sempre in Trentino, questa sera piazzeremo adesso le tende, tra virgolette tende, siamo portati le labu, quindi faremo un campo con le labu, abbiamo tutto l'occorrente, tutti gli strumenti, faremo vedere cioè come attrezzatura non esagerata, diciamo l'utilità ma lo stretto necessario, mettiamola così, anche perché domani faremo questo trekking, quindi molte cose le lasceremo indietro e niente, vi faremo vedere, il posto è meraviglioso, man mano vi faremo vedere, proveremo degli strumenti nuovi, vi farò vedere gli strumenti nuovi, vedremo anche le attrezzature, gli zaini eccetera e vedrete poi che bello spettacolo. Ciao ragazzi, eccoci, oggi praticamente stanotte bivaccheremo qua, abbiamo il punto per fare il fuoco, guardate che bello, un po' di legna lì da processare, abbiamo praticamente il ruscello vicino, vedete l'acqua lì, e qui un bel panorama, poi farò un'inquadratura. E stanotte praticamente la passeremo qua, dormiremo qua, in modo tale che domani siamo già sul posto e affronteremo l'escursione. Ma dopo che la fai, non avrà di che farlo. Forse conviene farlo prima. Vedi la mia amica. Posso andare su? Forse devi dietro andare. Non lo fare. Perché andare? Non so, questo non dove vuole mai. Allora, ragazzi, con l'occasione vi faccio vedere anche lo zaino che ho portato, e cioè il Savotta YHRS, uno zaino piccolo, ma per questa occasione l'ho fatto proprio per vedere uno zaino del genere quante cose poteva contenere. È uno zaino che io ho preso innanzitutto con l'intento di usarlo come backup quando uso il mio Savotta L, e avere un qualcosa di diciamo disassemblabile che poi posso usare per portarlo quando vado a piedi un'escursione
per portare del materiale dietro. Ha un'espansione da 20 a 30 litri, adesso qui siamo a 30 litri completo. Vi faccio vedere quello che sono riuscito a portarci, ovviamente con dei piccoli accessori, moschettoni, pouch, porta borraccia con attacchi molle al fianco. Allora, vediamo l'esterno, abbiamo con l'attacco molle una borraccia da questa parte. Ho portato un poncio tenda, che questo è solo per emergenza. Siamo arrivati vicini con le auto, qui in questo posto dove possiamo dormire. Ci è stato dato il consenso, questo è un posto dove si può dormire tranquillamente. Quindi ho potuto portare la lavvu. Ovviamente qui la lavvu o si attaccava sopra, ma comunque ha un certo volume, altrimenti come barriera rifugio avrei dovuto usare il poncio tenda. Per una persona andava bene, diciamo tazzina in metallo per bere, Mora Eldris che adesso momentaneamente ho attaccato fuori, comunque con la customizzazione che gli ho fatto è abbastanza sicuro che non vada da nessuna parte, Grail, qui ho praticamente la padella per cucinare che useremo stasera, Grail e pouch con kit di sopravvivenza, torcia praticamente, e faccio vedere, pinza Victorinox e torcia Olight Baton 3, ok? Sotto ho montato lo stuoino per dormire, in questa maniera con delle cinghie accessorie, vedete? Volendo qui sopra avrei dello spazio per attaccare uno zaino o qualcosa, una giacca o qualcosa del genere comunque, sotto da questa parte. All'interno vi faccio vedere, l'ho caricato il più possibile proprio per vedere le capacità di questo zaino. Quindi ho portato cibo, quindi biscotti, carne che faremo stasera, pane, pesce per domani, riso disidratato, altro riso disidratato, frutta secca. Poi ho portato fornelletto qualora qui non era possibile accendere il fuoco, quindi quello che so avete visto anche in un'altra occasione, fornelletto, cuscino gonfiabile, una matassina di paracord, kit morso antivipera che porto sempre, che questo va bene, morso antivipera sì, ma in realtà non c'è più indicazione a usare questi sistemi, diciamo per le punture anche degli insetti, è quello che fa una specie di suzione, qualcosa di iniziale, però non è la prima linea, diciamo, di intervento, quello che si dovrebbe fare. Comunque male non fa, perché qui non c'è da fare incisioni, non c'è da fare niente, va solo per suzione e può qualcosina, invece di succhiare con le labbra eccetera, e quindi di auto infettarsi, di auto diciamo avvelenarsi qualora si abbia una lesione nelle mucose orali, si può tentare un primo approccio con questo, però non sarebbe non è la cosa risolutiva. Kit medico con tourniquet, bendaggi ed altro materiale. Cinturone portaccetta, nastro isolante e sacco praticamente. Ok,
Carinthia Defense 4, che non è nemmeno tanto piccolo, invernale, perché comunque stasera qui sarà bello fresco. Siamo fine settembre, ma qua siamo a 1500 metri d'altezza circa, le temperature sono già abbastanza basse la notte. Vi dirò poi le mie impressioni su questo zaino dopo che l'avrò usato sia per il campeggio oggi che per l'escursione domani, praticamente. Quindi vi saprò dare una impressione a 360 gradi. È uno zainetto piccolo che però, nonostante le dimensioni, devo dire che mi sta dando una buona impressione. Non vi ho fatto vedere nella parte interna, praticamente avete una tasca dove io ho riposto delle posate portatili e una torcia. Potete mettere portafoglio o altre piccole cose. Altrimenti altre tasche particolari all'interno ha la sacca per mettere il camelback o qualcos'altro. Per il resto basta, non c'è altro, insomma. Così lo vedete. Ovviamente lo potete, si può piegare riducendo lo spazio così, invece riempiendolo tutto, in questa maniera siete sui una trentina di litri. Trentina di litri, che comunque dipende voi quanto, cioè per fare una roba minima va bene, se volete portarvi un cambio o più comfort, insomma, sì, può risultare un po' piccolo. Il giaciglio per la notte pronto, qui c'è la LAVU con Defense 4. Qui ho appeso una torcia frontale. Qui abbiamo il Carinthia Defense 4. È un sacco a pelo invernale, ma viste le temperature, visto che dormiamo praticamente fuori a ottobre a 1500 metri, io ho preferito. Se c'ho caldo il sacco a pelo lo apro, se c'ho freddo passo la notte in bianco. Quindi ho preferito prendere questo, anche perché ne so qualcosa di notte al ghiaccio. Quindi preferisco aprire il sacco a pelo se è caldo, ma eventualmente che è freddo fare delle notti dove posso dormire, insomma. Sembra attaccare bene.
ancora qualche ora di luce. Stanotte dormiremo qua. Poesia, poesia proprio. Poesia pura. Allora, qui c'è stato l'antipasto che è appena terminato. Le forchettine che mi ha regalato il mio grandissimo amico Brunino, che saluto, spero che guardi il video. Poi qua praticamente, oltre alle salsicce, abbiamo un'ispirazione culinaria del momento, cioè un risotto che già nasceva buono di suo, funghi porcini, zafferano, eccetera eccetera, al quale abbiamo pensato di aggiungere dei tocchetti di salsiccia. Quindi immaginate voi, qua è bello fresco, no? Quindi mangiamo una roba che ci dà un bel po' di calorie, no? Immaginate voi che bontà che può essere. Buon appetito. Ciao ragazzi, sono in tenda nel sacco a pelo. Sono circa le 11:10, ci siamo messi a letto, iniziava ad essere freddo, per fortuna la lavu devo dire che è pesante tutto quanto, ma un tessuto che veramente isola rispetto a una tenda qualsiasi, quindi lo stacco da fuori a dentro si è sentito parecchio. Sta bene, Carinthia Defense 4. La felpa me la lascio per stanotte perché tirava anche vento e insomma abbastanza freddo, e penso che sarebbe intorno ai 5-6 gradi, qualcosa del genere, 6-7 gradi. E niente, buonanotte, ci vediamo domani, vi faccio vedere domani mattina anche un po' l'interno della tenda. Comunque vedete, insomma, qui ho quello che si riesce a vedere. Poi domani mattina vi farò vedere meglio. Ci vediamo domani, buonanotte. Buongiorno ragazzi, appena sveglio e ho dormito, devo dire, bene, grazie al sacco a pelo e comunque la lavu, che è un tessuto abbastanza spesso. Ho appena aperto la tenda, è freddo. Parecchio freddo, nel senso che c'è parecchia umidità, anche perché vicino c'è il fiume, e però per fortuna col materassino, il Defense 4, un sacco a pelo invernale e la tenda, diciamo, anche ieri sera quando sono passato da fuori a dentro ho sentito che dentro c'era un'altra temperatura. Comunque, scelta azzeccata, portare materiale invernale, perché comunque siamo in montagna e anche se siamo a fine settembre, primo ottobre, ma è freddo, è freddo, la notte è fredda, quindi se non sei attrezzato la notte la passi in bianco. Vi faccio vedere fuori, ci alziamo pian pianino, ci prepariamo in modo tale poi da, con calma, di iniziare l'escursione.
freddo, ragazzi. Mamma mia, sarà, boh, penso 3-4 gradi. Vedete, fuori dalla tenda comunque si è formata tutta questa condensa. E c'è anche vento, tra l'altro. Vedete? Un bel vento freddo, gelido, gelido. Adesso vediamo se riesco col telefono, vediamo che temperatura stiamo. Secondo me staremo sui 3 gradi. Sì, giù di lì. Speriamo che dopo si toglie questa foschia e esce il sereno. Quando uno è infreddolito, un buon fuoco è la migliore cosa. Allora, qui sono circa le 7:15 di mattino, anzi no, ci ho fatto più tardi, 7:50. Il Garmin mi dice che ci sono 6 gradi di temperatura. Beh, ho detto 3, vabbè. Ma un grado d'umidità va sicuro, guardate la tenda, del 200%. Qui mi dice 6 gradi. 6 gradi non è tantissimo che l'ho appoggiato. 6 gradi. Siamo a 1644 metri d'altezza. Mentre tutto il resto d'Italia
si sorprende, da alcune parti ancora si va al mare. Qui siamo intorno ai 6-7 gradi e vi dico la verità, sono uscito coi piedi scalzi, stavano congelando. Ho acceso un bel fuoco in modo tale che ci possiamo scaldare un attimino. Eccoci ragazzi, in partenza per l'escursione. Allora, abbiamo smontato le tende. Io ho fatto in questo modo. Praticamente ho messo quello che ho usato per il campo in quest'altro zaino, a questo punto, in modo tale che praticamente sacco a pelo, padella, quelle cose che ho usato per il bivacco di questa notte, stuoino, restano in questo zaino qua che lascerò in macchina a questo punto. Il resto di utilità per l'escursione di oggi l'ho messo nel mio Savotta S, vedete, borraccia, e abbiamo portato anche il pentolino, il fornellino, magari decidiamo di pranzare durante il tragitto, il poncio tenda, coltello, kit medico e tutte quelle cose che mi potranno servire poi anche per una situazione, mettiti imprevisto, no? Però ovviamente non posso affrontare un'escursione con lo zaino che uso per il campo. Ho deciso di fare questa scelta qua oggi. Ragazzi, non vi dico una cazzata,